È il dopotappa di una grande frazione del Giro d'Italia, una frazione di montagna, la frazione che ha condotto i corridori sui quasi 2000 metri del Blockhaus, dove ha vinto l'australiano Jay Hindley della Bora Hansgrohe. Siamo proprio nel piazzale antistante l'albergo del team del corridore australiano a curiosare tra le biciclette di questo team. Andiamo un po' a vedere queste Esworth di Specialized, modello SL7, il modello di punta della casa americana, montaggio elettronico, tutte biciclette con reparto di trasmissione elettronico, con il Durace di generazione 9200 completato da freni, ovviamente tutti a disco, 160-140 mm il diametro dei rotori, ruote Roval, marchio di proprietà di Specialized, che da qualche tempo anche in casa Specialized sono di tipo tubeless, quindi non più tubolari, non più copertoncini come Specialized aveva fatto per un certo periodo, ma coperture tubeless senza camera d'aria. In particolare la scelta di alcuni corridori di orientare le leve freno, i comandi del sistema trasmissione Durace tutte all'interno per ottenere in questo modo un beneficio aerodinamico. In realtà Shimano, il gruppo 9200, lo ha sagomato proprio per ottenere una maggiore aerodinamica, ma evidentemente alcuni corridori non ne vogliono sapere, continuano ad orientare le leve freno in questo modo. Selle anche queste siglate Specialized, che è marchio che oltre ai telai ha una grossa produzione di componenti e accessori, quasi per tutti selle tradizionali ma con il foro di scarico centrale, tranne per Giovanni Aleotti, che preferisce la sella con questa struttura alveolare, che è una sella apprezzata da diversi corridori. Ci sono anche altri marchi che producono selle di questo genere. E con Francesco Giardiniere, meccanico della Bora Hansgrohe, andiamo a fare il check del peso su questa Tarmac SL7 in misura 54, perché è quella del nostro Aleotti, dell'italiano Aleotti. 7 kg e 210 grammi, quindi qualcosa in più rispetto al limite UCI. Esatto. Ma cosa ti fa, Francesco, quando siamo sotto i 6,8 kg? Generalmente sai, con i telai di adesso che sono molto leggeri, si va a zavorrare, diciamo, le parti più vulnerabili, nel senso si agisce magari sul telaio, su vari componenti, insomma, che sia margine di peso. Con il tubeless questo rischio è un po' più raro, perché chiaramente sì, sappiamo certamente che il tubeless pesa qualche cosa in più rispetto anche al tubolare. Certamente il tubeless ha un margine di peso in più rispetto al tubolare, quello sì. Adesso tutti come linea di massima utilizzano sempre il tubeless anche nelle tappe di montagna, nelle tappe di pianura. Il tubeless ormai va per la maggiore. Stiamo vedendo un po', correggimi se sbaglio, un ritorno al profilo medio anche basso. Esatto, sì, abbiamo questo ritorno anche con Specialized, abbiamo trovato un profilo medio, un profilo basso, un profilo alto con le Rapid e le Alpinist, insomma c'è un ritorno, diciamo, ai medi profili. Allora, Shimano ha rifatto il gruppo Durace anche per evitare che i corridori mettessero i comandi cambio tutti orientati verso l'interno, però a quanto pare ci sono diversi corridori che ancora fanno così, con questa cosa che esteticamente non è proprio gradevole. Ma perché? Sì, no, possiamo vedere anche che Aleotti tiene praticamente le leve verso l'interno, come abbiamo detto, l'11 velocità, anche per far sì, come ergonomia in posizione, si trovano un maggior comfort, diciamo così. Probabilmente con la leva, anche trovano maggiore aerodinamica con la leva un po' più chiusa all'interno. Dopo anche come frenata riescono ad avere più comfort anche a mani alte, sia a mani basse quando sono nello sprint, insomma in volata riescono a trovare. Diventa meno guidabile però in questo modo. Sì, come stabilità diciamo che perdiamo un qualcosina rispetto alle leve dritte, quello sì. Però sai, quando il corridore vuole comfort e lui si sente sicuro sulla bici, insomma, per non c'è nessun problema, insomma, chiudere guai a contraddire le leve, guai a contraddire i corridori, no?